Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati con Cronache a Domicilio. Oggi andiamo in onda con una mezz'ora d'anticipo rispetto all'orario solito, ma ne vale la pena perché l'ospite è di eccezione. Buongiorno al professor Paolo Savona, buongiorno. Buongiorno. In diretta dagli studi, anzi non dagli studi, dagli uffici della Consob, eh, organismo del quale è quasi ormai da un anno presidente professore. Oltre un anno. Oltre un anno. Allora, il momento non è dei più facili neanche per la Consom, è l'organismo che veglia, che vigila eh, sulle, sulla borsa italiana. Il momento non è per le più facili non solo per le aziende che sono quotate in borsa, ma in generale per l'economia e per la società italiana. Dicevo prima il famoso cigno nero che lei evocava quando era ministro degli affari europei nel primo governo Conte, cioè teniamoci pronti perché qualsiasi cosa può accadere. A questa Europa, che comunque è un'Europa economica che però non ha mai fatto il passo in avanti di una vera integrazione, eh, dobbiamo tutti tenerci pronti perché eh, l'evenienza è sempre davanti a noi. Ecco, si è manifestata non solo per un accadimento prettamente economico, ma l'economia è entrata in crisi insieme all'organizzazione sanitaria perché è arrivata una pandemia, perché è arrivato un virus eh, dall'Oriente. Dunque, adesso che si fa? Dunque, intanto preciso che io non invocavo il cigno nero, perché la invocazione è stata l'interpretazione data da voi giornalisti. Siamo sempre colpa nostra. Ritenevo, no, beh, siete i veicoli della comunicazione, quindi il, quello che io sostenevo è che eh, i gruppi dirigenti responsabili devono essere pronti a ogni evento. E il mio timore era che l'evento fosse di tipo finanziario perché esistono eh, due in letteratura economica, non si spaventi il telespettatore, eh, che i difetti vengono dall'economia reale e gli altri dicono no, i difetti vengono dall'economia finanziaria. Io sono nella categoria di quelli che ritengono che i difetti vengano dalla categoria finanziaria. Quindi io temevo il cigno nero che poi è arrivato, che poi l'elemento scat scatenante sia stato... Direi una reazione dei mercati internazionali legati all'indebitamento pubblico italiano, che era il problema trattato allora, o direi la crisi sanitaria è assolutamente irrilevante. La realtà è che non siamo preparati o non eravamo preparati non tanto al discorso sanitario, che certamente ha avuto proporzioni tali da impegnare le autorità, ma non eravamo impegnati ad affrontare la situazione finanziaria. E tutto ciò già è molto che è stato fatto. Che eh, abbiamo avuto una banca centrale europea che è intervenuta abbastanza energicamente insieme a tutte le altre banche del mondo e abbiamo avuto quindi un tamponamento della crisi finanziaria. Guai se ci fosse sfuggita di mano perché allora la ripresa produttiva, quindi del reddito e dell'occupazione, non sarebbe stata più possibile. Ecco, andiamo per gradi, se noi, se noi avessimo fatto una finanziaria diversa a quella che lei invocava nell'anno 2019, oggi cosa sarebbe cambiato, in meglio o in peggio? No, non sarebbe stato diverso dagli effetti nefasti, perché è arrivato questo che noi chiamiamo shock esogeno, è come se uno camminando per la strada, bello in salute, gli cala una tegola di un palazzo addosso e, e ovviamente corre dei rischi molto molto gravi. La situazione attuale è che noi siamo sempre vulnerabili alla crisi finanziaria e naturalmente la vulnerabilità accrescerà, crescerà se si accresce la eh, direi instabilità finanziaria. C'è cioè una stretta connessione. E infatti io, poi magari dopo ne parliamo sì. con precisione, io ritengo che... Noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la finanza delle imprese non tanto la finanza delle famiglie, ma soprattutto la finanza delle imprese, la finanza dello Stato debbono essere messa sotto cautela, sotto protezione completa. La Banca Centrale Europea, nonostante le obiezioni della Germania, ecco, continua, dire, eh. continua nella sua azione positiva. Quindi addirittura le dichiarazioni sono state più delle mie attese perché alla whatever it takes, a tutto ciò che sarà necessario di Mario Draghi si è aggiunta affermazioni molto più energiche da parte della Lagarde dopo, diciamo, io non posso parlare male degli organi ufficiali, dopo diciamo lo scivolamento della Lagarde quando disse che lo spread non era un problema che interessava la BCE, poi se l'è ripresa. Anzi, l'inside information dicono che questa frase nasce da un'assistente tedesca, quindi le due cose si saldano. Quindi le banche centrali europee, come le banche di tutto il mondo, hanno capito e hanno reagito bene. Adesso il problema è che se si dà l'assistenza solo all'indebitamento, il sistema non funziona bene. Poi, magari vediamo sì, certo, certo. di approfondire questo concetto che la leva finanziaria, cioè il rapporto fra indebitamento, produzione, indebitamento e capitale proprio, tenderà a peggiorare e questo naturalmente il mercato lo condannerà. Ed certo. ecco quindi il ritorno del rischio di crisi. Io volevo infatti arrivarci per, arrivarci per gradi per far capire bene a chi ci segue quali sono i vari aspetti. Allora, il primo che le propongo è questo. Eh, il governo italiano ha emesso un primo decreto, un primo provvedimento per assistenza, cioè la Cassa Integrazione 600 euro per le partite IVA. Eh, Adesso, un altro, doveva essere aprile, ma siamo già quasi alla prima decade di maggio e non si intravede il successivo decreto. D'altra parte, c'è il nuovo presidente di Confindustria che è presa e dice basta soldi a pioggia. Semmai questi soldi a pioggia sono davvero arrivati a famiglie e piccoli imprenditori, serve un forte investimento sulle aziende. Ecco, quando Bonomi dice questa cosa, cosa vuol dire in soldoni? Cioè, vuol dire investimenti strutturali vuol dire, o chiede solo una riapertura con un allentamento delle misure sanitarie? Allora, diciamo che il problema ha una radice culturale molto, molto forte. Gli elettori, usiamo questo termine sì. che ritengo sia corretta, chiedono assistenza per i loro problemi e quindi la politica reagisce promettendo questa assistenza. Questa direzione, che è una direzione di breve periodo, non affronta il problema di fondo che la migliore assistenza è l'aumento della produzione e dell'occupazione. Perché l'assistenza ti può durare un breve periodo, ti peggiora le condizioni del bilancio pubblico e diciamo ritarda la ripresa delle imprese private e quindi la situazione della crisi finanziaria sulla quale io insisto che riusciamo a tenere sotto controllo potrebbe peggiorare, creando quelle conseguenze. Quindi la gente deve incominciare come ogni famiglia. Ci sono le famiglie, ovviamente, che eh, hanno gestioni finanziarie disordinate, ma la gran parte degli italiani, come dimostrano le statistiche, hanno gestioni familiari molto buone, tant'è che nei confronti internazionali, chi ci critica come l'Olanda, le famiglie hanno un indebitamento. Gli Stati Uniti è del tutto ovvio. Addirittura hanno l'indebitamento pari al doppio del reddito perché credono nel futuro e quindi spendono prima che il reddito entri. L'Olanda, l'Italia invece ha un rapporto con le famiglie italiane con l'indebitamento molto, ma molto modesto, quindi sono abbastanza sane. Allora, coprire in questa situazione solo questi aspetti, che sono aspetti umanitari, e non invece preoccuparsi, tesi di Bonomi e tesi di tutti quelli che hanno un minimo di responsabilità di sale in zucca, invece di far riprendere prima la produzione, assistendo la ripresa produttiva, io ti aiuto se vai a produrre, non ti aiuto se stai a casa, tanto per dire il modo in cui si deve affrontare il problema. Per cui di fronte a questo fatto, è pur vero che la gente avverte il fatto che ha problemi nell'immediato, ma deve saper dire mi sacrifico adesso. Come è stato fatto per il coronavirus. Mi sacrifico non uscendo di casa così io posso mantenermi in salute. A questo punto il discorso è: io mi sacrifico premendo meno sul discorso dell'assistenza. Possiamo fare mille esempi. Certo, Invertendo di più isibili. e accompagnando di più la ripresa Perfetto. produttiva. Ecco, però a questo punto si apre un altro fronte che interseca l'Italia. Con i movimenti che sono in corso anche oggi all'Eurogruppo e su MES e altri strumenti. Allora, il ragionamento è questo. I, eh, le previsioni dicono che l'Italia presumibilmente perderà tra il 9 e il 10% di PIL. Chiaro? Perdendo PIL perderà presumibilmente, anzi, certamente, base imponibile. Perdendo base imponibile perderà gettito fiscale nel 2021. A questo aggiungiamo, per le casse dello Stato, il fatto che non tutti le tasse che erano attese per il 2020, cioè il saldo del 2019 e gli anticipi 2020-2021, verranno versati perché le famiglie, soprattutto le aziende, sono in grande difficoltà e c'è un problema di liquidità. Perciò si apre una voragine nei conti dello Stato. A questo aggiungiamo i soldi che vanno, come lei diceva, stanziati per accompagnare la ripresa, per accompagnare la produttività. Si apre una voragine che qualcuno ha stimato tra i 200, i 300, anche 400 miliardi di euro. Noi non ce li abbiamo e non abbiamo neanche una capacità di indebitarci per questa cifra eh, sul mercato normale, che è quello del debito pubblico. E allora qual è la soluzione? La soluzione, qualcuno dice, un po' di MES, un po' di Recovery Fund, un po' di SURE, che è quello strumento che vogliono usare per la copertura sulla cassa integrazione e altre cose. E qui si aprono i problemi, non solo politici, perché noi vediamo che sull'utilizzo del MES e lei queste cose le ha vissute in prima persona quando ha fatto parte della prima compagine governativa, ci sono problemi e poi ci sono anche problemi per capire se questo recovery fund è un prestito uh, a fondo perduto o se è invece è un prestito del quale dobbiamo pagare non solo gli interessi ma anche la quota capitale. È un problema gigantesco, a mio avviso, che ancora forse non è nella piena percezione non solo dei cittadini ma anche del dibattito pubblico dunque io sto parlando di politica e in particolare visto che siamo partiti dal famoso cigno nero la mia posizione è sempre quella noi dobbiamo contare sulle nostre forze questo era il punto del discorso che io andai a fare al senato dobbiamo essere noi a trovare la soluzione dei problemi. E la soluzione che ho sostenuto fino alla fine, fino al momento in cui eh, ho cambiato professione, sostenevo la tesi che occorresse investire 20 miliardi. Investire con il moltiplicatore nella peggiore delle ipotesi si arrivava a 40 miliardi e 40 miliardi sono 3% del PIL. E quindi se riusciamo ad attivare, che è la risposta che dico agli imprenditori, siete disposti a fare 20 miliardi, allora le verifiche fatte erano che i programmi delle imprese pubbliche e private prevedono una spesa che addirittura i calcoli che ci presentò Palermo della Cassa Depositi e Prestiti era che si potevano fare investimenti nell'ordine dai 100-200 miliardi. Ho scalato io, la cifra che circolava era 200. Io ho detto no, mi accontento di Al 10%. Per allora, perché riparto da questo punto fondamentale? La verifica è questo, concentrare l'attenzione per un'uscita dall'alto, perché se rimaniamo a fare questi calcoli che mi ha fatto Pocanzi, che sono i calcoli contabili, non ne usciamo fuori. La situazione va verso il basso. Ci sono delle tecniche finanziarie. Eh, che, che possiamo analizzare, però il problema di fondo è questo: se il discorso è che proviene dalla Confindustria e dagli altri imprenditori, perché non esiste solo la Confindustria, eh, eh, dagli altri imprenditori, se gli imprenditori per fare 20 miliardi hanno bisogno di qualcosa, il discorso di politica che, eh, economica si deve concentrare su questo qualcosa. Quanto meno assistenza si debba dare, tanto meglio è, ma se nel breve periodo si deve dare assistenza in varie forme, e una forma può essere l'esonero fiscale, il rinvio nel pagamento dell'età, l'importante è che parti un moltiplicatore che genera, mettiamo che si arrivi a 40 miliardi col moltiplicatore 2 dei 20 miliardi, bene. La pressione fiscale è il 40%. 4x4 è 16. 16 miliardi ti ritornano con la pressione fiscale. Se uno chiede, ovviamente, no, io voglio l'esonero fiscale, tu non incassi quei 16 miliardi. Perché questi sono i calcoli e questo è ciò che io raccomando. Se invece dobbiamo ricorrere all'indebitamento, la situazione si complica. L'indebitamento in Europa. Anche qua mi sembra che il dibattito è, ma no, lo, facciamo, lo prendiamo il mese, lo prendiamo altrove. Quello di cui noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di un indebitamento che non entri nel rapporto debito pubblico PIL. Perché come ancora ieri, con, eh, eh, con eh, sul Financial Times, diceva badate che c'è un problema del debito. E il giorno prima Walter Munkau, che è uno. Economista, un giornalista economico tra i principali, un opinion leader, ha detto: L'Italia ha un problema del rapporto debito pubblico-PIL. Ecco appunto, se il dibattito si concentra su ciò che succede nel rapporto e che tutte le conseguenze, evidentemente dal problema non si esce, allora arriviamo ai conti che giustamente lei mi ha ricordato. Il discorso quindi riguarda la forma dell'indebitamento. E qua io sono andato a dirlo all'audizione parlamentare, non in qualità di presidente della Consob, anche se, essendo problemi che riguardano il mercato finanziario, riguardano anche me. Però la Consob è un organo collegiale, quindi alla fine della storia io non posso mai parlare per me stesso, ma devo parlare per un direttorio, come succede anche in Banca d'Italia oggi e quindi come in tutte le istituzioni. Io sostengo che siccome noi ci troviamo di fronte a un problema simile a quello in cui ci siamo trovati nel dopoguerra, per cui altri sono intervenuti ad assisterci, parlo del piano Marshall, noi dobbiamo effettuare una emissione obbligazionaria eh, non redimibile per un importo pare ai 200-300, ma libero deve essere l'importo, in cui riconosciamo agli italiani una eh, cedola del 2%, che è il massimo dell'inflazione possibile che la BCE certamente difenderà, che oggi sta facendo una politica perché l'inflazione è bassa, ma se l'inflazione dovesse salire sarebbe il contrario. certo. Bravo. Allora, comunque sarebbero garantiti che uno prende una cedola. Esiste una formula che io non sto a commentare che dice che se tu prendi il numero fisso 70 e lo dividi per il tasso dell'interesse che ti paga un titolo e il titolo è irredimibile, è la formula di quanto vale un irredimibile. Un, tu hai 35, in 35 anni tu recuperi il patrimonio che hai dato allo Stato. Non ci guadagni niente sopra, evidentemente, però lo recuperi il patrimonio. Allora Visto che siamo, abbiamo dimostrato di essere così italiani, e mi rifaccio al discorso della cultura, assistenza verso investimento, cioè questo cambio di cosa, non basta esporre la bandiera italiana fuori dalla finestra, non basta cantire Fratelli d'Italia, bisogna rendersi conto che chi ha potere di risparmio deve andare a sottoscrivere questi titoli. Cioè deve, allora, deve essere... anticipare dei soldi allo Stato e lo Stato glieli restituirà. In, nella in e, vale. sì, sì, sì. e questi irredimibili non entrano nel rapporto debito pubblico PIL perché non è un problema di insolvenza il rapporto riguarda la, il, il tasso di insolvenza ma restano completamente fuori finanziamo questa ripresa allora supponiamo che spontaneamente si raccolgano questi 200 miliardi e questi 200 miliardi finiscono in parte a in assistenza, supponiamo di questi 50-55 miliardi, ma restano 150 miliardi per finanziare la ripresa e questo è urgentissimo. Cioè, praticamente, questo lei propone, ha proposto prima del primo di giugno. Lei ha proposto un recovery fund solo italiano, non allargato a base europea. Ciò che ci proviene da fuori è oro colato. Però a un certo punto non possiamo contare perché prende tempo il processo decisionale europeo è molto più lungo del processo, già lungo, del processo decisionale italiano. Quindi, intanto, provvediamo per nostro conto. Questa è una mia posizione, un mio suggerimento, certo. ripeto, da cittadino ma anche da persona. Che sa leggere e scrivere su questi, su questi dati. Allora, da ci, le faccio un'altra domanda: da cittadino e da osservatore privilegiato di queste vicende, perché lei è stato presidente dei grandi gruppi bancari, professore universitario, ruoli internazionali, due volte ministro. Ha un'esperienza che pochi hanno in questo momento in Italia, così globale. Ora, già un cittadino normale, quando vede sui giornali tutti i giorni che ah, bisogna cambiare presidente del Consiglio, eh, Draghi, Colau. Supergoverno, governissimo in Europa. Questo ci indebolisce, ci rafforza. Non la faccio entrare su Conte, perché è stato anche il suo presidente del Consiglio. Non voglio rimetterla dentro le beghe politiche italiane. Dico in generale: questo processo, che è tipico dei 70 anni e oltre di Repubblica Italiana, anche in questo momento era necessario o è auspicabile? O una figura come Draghi darebbe quel prestigio, non so in quale ruolo, qualcuno dice anche che potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica, ma come la vede questa vicenda? Dunque, lei ha sottolineato che dal dopoguerra in poi questa è la norma del paese, i governi sono durati un anno e mezzo eh, mediamente, due anni, adesso non conosco le stesse, è un problema di cui io non mi interesso, quindi no, non do una risposta a questo, non mi interessa perché gli andamenti dell'economia i comportamenti delle famiglie italiane prescindono abbastanza certo, da queste, queste problematiche. Certo. Quindi queste problematiche, allora, il giudizio è va bene, va male. È sempre stato così, non trovo grandi modifiche, tutt'al più trovo un peggioramento. Qua già sono con un giudizio di valore il tutto, tutt'al più trovo un peggioramento perché mi metto dentro: siamo tutti nervosi, siamo tutti piuttosto nervosi, vorremmo avere un po' più di certezze sul futuro certezze che il futuro non ci può garantire, perciò ritorno al discorso che intorno a queste proposte, tipo quelle che io avanzo e che ripeto ho presentato alle commissioni parlamentari congiunte che hanno fatto un'audizione proprio sul tema del decreto liquidità che, a, al quale anche la Consob ha collaborato e quindi ci siamo interessati in prima persona, quindi lavoriamo per risolvere i problemi urgenti in modo tale che la gente si rende conto che ci siamo interessati anche di loro, come la Consolvo si interessa dei risparmiatori e di proteggerli. Ma il discorso è che il modo in cui effettivamente ci interessiamo, o facciamo ripartire l'economia dal primo di giugno, o noi accumuleremo tossine politiche ed economiche. Quindi bando. bando a, a, agli allarmismi, bando ai pessimismi. Che cosa dovrebbero dire il popolo africano, il popolo sudamericano o il popolo medio orientale se a un certo punto noi riteniamo di essere in una situazione tragica? Noi siamo in una situazione abbastanza avvantaggiata, dobbiamo trovare quella unità di, di, intenti, di intenti per fare le giuste politiche. Le giuste politiche, quelle che abbiamo analizzato eh, fin da adesso poi che li faccia il governo a che li faccia il governo b o che li faccia il governo c quando io dico che noi dobbiamo fare 20 miliardi di investimenti eh, il problema non può più essere politico il problema è che non c'è un dare... problema di sistema è eh, certo ma il sistema nasce per gli uomini non è che ci sono i signori là a palazzo chigi o altrove nei vari palazzi e poi c'è il popolo dall'altra parte se Un'offerta come la mia non venisse sottoscritta, la responsabilità di ciò che cade ricade sulla popolazione, sui risparmiatori. Già abbiamo isolato tra chi risparmia e chi non risparmia, il che significa tra quelli che stanno un po' più bene e quelli che stanno meno. Già sarebbe un'operazione redistributiva, un'operazione umanistica da questo punto di vista. Ma se si rifiutano, significa che l'economia deve sommare il 20% nel rapporto debito pubblico PIL e i mercati internazionali ci condanneranno. Quindi a questo punto sia il paese, visto che si sentono orgogliosi italiani, al di fuori delle partite di calcio, quando le vinciamo, guai se non le vinciamo, al di fuori delle partite di calcio, ci sentiamo italiani nel senso responsabile di portare il paese che si trova a un buon livello di benessere rispetto a miliardi, non milioni, di altre popolazioni piene di problemi, eh, abbiamo diamo la dimostrazione veramente. Io credo che sia il momento, io ho ancora fiducia, per quello ho detto. Bando agli allarmi al pessimisti. Non ce lo possiamo permettere. Le faccio un'ultima domanda su questa cosa e poi passiamo alla Sardegna, però su Draghi non mi ha risposto. Su, su, su se Draghi è una riserva, che noi ci possiamo giocare potrebbe essere utile, o come dice lei, Draghi è un altro, l'importante è fare le cose. Intanto Draghi non è un politico, e prima che la politica apra la porta ai tecnici, le posso assicurare <ride> che è molto ma molto <ride> difficile. Il secondo, il secondo punto, Draghi Daghi è una persona intelligente, se a un certo punto per gestire un programma come io lo ho in mente abbiamo bisogno di una persona che aumenti la fiducia, perché la fiducia di queste operazioni è fondamentale, allora ben venga, ben venga Draghi, ma questo non significa che noi escludiamo, io personalmente ritengo, avendo assistito a direi, episodi come quello del mio amico e collega, Mario Monti e gli altri tecnici, lo stesso Ciampi Ciampi certo. è durato un anno e mezzo e altri, o lo stesso Carli che a un certo punto ha accettato dei vincoli degli accordi europei perché aveva perso la fiducia nei gruppi dirigenti certo. italiani Dice: mettiamogli capi, il capi al collo lui dis, mi disse queste parole che io ho scritto nelle mie memorie mettiamoci il capio al collo manteniamo la mano Solida sul nodo <ride> per evitare che si stringa. <ride> e la politica che evita che si stringa questo nodo è una politica che badi a quello che io ho detto all'inizio. Certo. Si chiama leva finanziaria, non indebitiamoci più di quanto non ci siamo già. Certo. 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 Lei, lei, fin qui, ha parlato di Italia, della, anche della riscossa, della necessità di essere ottimisti. Veniamo in Sardegna. La Sardegna strutturalmente ha un'economia. Eh, più debole rispetto a quella del resto del paese, che è già sufficientemente debole. Eh, non so se oggi davvero sarebbe il tempo della famosa eh, pratica della pentola bucata, perché forse avremo bisogno anche di quello. Ma quello che io ancora non capisco è il ruolo che la Sardegna vuol darsi o dovrebbe darsi all'interno di una crisi che comunque dà grandi difficoltà, ma dà anche qualche opportunità di ripensare. Quello che è stato fin qui il suo rapporto con l'Italia, col resto dell'Europa e soprattutto con il futuro. Sia pure con, con lentezza, ma con efficacia, la Sardegna si stava già muovendo nella giusta direzione. Questo eh, diamo un giudizio eh, positivo. E il discorso oggi è che, proprio partendo da, da, dalla similitudine della pentola bucata, noi dobbiamo far ripartire le esportazioni. Dei prodotti, ovviamente, che la Sardegna produce. C'è un tipo di esportazione che io avevo definito consumata in casa, che sono, è il turismo. È consumato in casa perché la gente viene a consumare in casa i prodotti invece che noi glieli esportiamo. Per esportare nasce il problema dei trasporti, che da questo momento in poi ritorna pesante per la Sardegna e quindi priorità uno trasporti, in modo tale che si riprende le esportazioni e si riprende il turismo, le esportazioni in casa. Quindi gli atti che dobbiamo compiere, anche qui, non devono essere atti di pura assistenza, ma devono essere atti che faccia la ripresa produttiva ripartire dalle esportazioni. Questo è fondamentale, che è un movimento che era già in atto concreto. Io conosco decine di imprese sorprendenti che hanno un fatturato in termini di milioni bassi, che hanno il 67% che viene fatto di esportazione Naturalmente io parlo di esportazioni verso il resto del territorio italiano e esportazioni verso l'estero, un po' più diffuso, ma tanto che si riprendano le esportazioni. Io ho cercato prodotti italiani sui mercati di Ro prodotti sardi, sui mercati di Roma e li hanno esauriti. Vuol dire che c'è qualche intoppo. Non ho da questo punto di vista preoccupazioni diverse da quello che avevo un paio d'anni fa per la Sardegna. Tutt'al più mi è sembrato che quell'imprenditoria che si è formata è un'imprenditoria che è andata abbastanza bene. Bisogna organizzare quanto prima possibile, dal primo di giugno, la certezza che le esportazioni e il turismo, una parte importante di queste esportazioni, riprenda immediatamente in modo tale che si riesca a fissare quel potere d'acquisto esogeno che in Sardegna nei mesi estivi era diventato il volano alternativo alla spesa pubblica che ahimè è bloccata sul totale del Pil Sardo e purtroppo non c'è governatore presidente della regione sarda che sia in grado di poterla aumentare perché l'aria che spira. A Roma e in Europa eh, circa l'assistenza, eh, effettivamente, non è delle non è migliori. Certo. Ecco. Quindi occorre la spinta esogena e questo può venire solo dalle dall'esportazione. Quindi insisto su questo tema. Ecco, quale strumento in un momento come questo, quale leva, quale, eh, se assistenza non direttamente con fondi, ma assistenza con strumenti? Io me ne viene in mente uno, il dimagrimento della burocrazia. Eh, cioè la possibilità per le aziende di avere da una parte meno intoppi burocratici, dall'altra più facilità di accesso al credito, che comunque in questo momento, anche durante questa crisi, si è rivelato uno dei problemi, perché comunque lo Stato delega alle banche il distribuire la liquidità, i prestiti, le cose, ma c'è sempre comunque lì un collo di bottiglia. E in Sardegna, senza istituti bancari che abbiano, al di là della presenza fisica, la testa qui. Legato allo sviluppo non c'è un CIS in questo momento. Eh, anche il Banco di Sardegna non ha più la testa qua. Ecco di du, queste due cose: il sistema bancario e la burocrazia, credo che valgano ben più di una spesa di eventualmente un miliardo messa a pioggia eh, nel sistema produttivo sardo. Allora, il problema di affrontare i vincoli burocratici, che peraltro sono stati continuamente sollecitati dagli elettori. Qualsiasi piccolo problema generava la necessità di un intervento pubblico. Ogni intervento pubblico generava una burocrazia. L'ha generata anche il coronavirus. Si è formata intorno subito una burocrazia, perché ci sono quelli che studiavano i moduli con cui noi potevamo circolare, questi moduli finiscono negli uffici che li devono elaborare e così via. Beh, allora, il problema della burocrazia rilevante insisto ancora. È un problema di più lunga andare. Io dopo un anno e passa, come ho ricordato che sto in Consob, i miei problemi sono la burocrazia, le norme. Ogni volta dico "Vorrei fare questo, non si può fare. Vorrei fare quest'altro, non si può fare. Vorrei fare quest'altro, non si può fare". E lei Muroni lo sa meglio di me. <ride> E lei Muroni lo sa meglio di me perché ha vissuto anche in queste cose. Quindi il problema esiste ed è un problema effettivamente che vincolo. Perciò, e qua passo all'altro punto dei miei due suggerimenti. Uno è l'emissione di titoli irredimibili. Il secondo è curare la leva finanziaria. Tu non devi dare credito, basta dare la garanzia sugli aumenti di capitale. Dare la garanzia sugli aumenti di capitale. Quindi le imprese sarde si devono aprire al capitale in modo tale che se le cose vanno male, lo Stato pagherà e dà la garanzia. Dare la garanzia non significa che tu stai spendendo, anzi, probabilmente spenderai meno di quanto non debba spendere se tu invece dai l'assistenza. Certo. Ho avuto. Un milione di perdita, mi devi dare un milione di perdita se io voglio cosa? No, io a un certo punto ti consento di raccogliere un milione in modo tale, che se le co con garanzia dello Stato, che se le cose andranno male lo Stato interviene e quindi tu non ci rimetti. Se, se le cose andranno bene, tu fai partecipare dei profitti che hai ottenuto con la ripresa, fai partecipare chi ti ha sottoscritto il capitale. Naturalmente occorre fare un contorno non certo burocratico. Intanto un contorno che eviti gli abusi. Vabbè, e questo già esiste un meccanismo. E quindi dire, non è che tu, siccome ti do un milione, tu poi fai quello che vuoi, poi fai fallire l'impresa e fai intervenire lo Stato per pagare. Ed ecco quindi la stessa esigenza di proteggere dagli abusi è un'esigenza che genera, che genera, che genera eh, burocrazia. Però il problema quindi, isoliamo, l'ho detto prima, dobbiamo fare delle cose. Che possiamo fare noi con provvedimenti straordinari. Quindi se le imprese dicono, come per esempio c'era il problema delle reti telematiche, il problema delle reti telematiche, delle imprese da me consultate da ministro, erano imprese che dicevano ma i sindaci non ci fanno mettere i piloti, e allora affrontiamolo. Affrontiamolo insieme, cioè è sbloccare tutti questi elementi senza andare in Parlamento a cambiare le leggi, perché ogni volta che va in Parlamento le leggi diventano ancora più complicate perché ci saranno dentro le mille istanze da riflettere. Quindi la Sardegna si organizzi per se stessa e se poi arrivano fondi maggiori dall'esterno, come mi auguro, io non so che sia contrario, allora è tutto oro colato. Alla fine servirà un sistema maggiore. Eh. Secondo me, per il turismo, il vero problema che è il motivo, e so che, che il presidente Solinas è d'accordo, è quello di, di, di lanciare la Sardegna come turismo a covid zero. Cioè, noi dobbiamo creare un meccanismo in cui tutto viene riaperto e trovare delle soluzioni con la collaborazione di tutti, e quindi bisogna fare dei, cal dei calcoli finanziari. In parte già previsti dalla regione sarda, in cui se voi venite in Sardegna, non solo perché c'è il mare bellissimo, la montagna su cui io sempre insisto che la gente non conosce, più bella quasi del mare, perché la gente non ha una minima idea della valenza dell'entroterra sardo, ma c'è un virus abbattuto, il virus zero, non c'è il virus se lanciamo questo tipo di slogan e riusciamo a dimostrare dal punto di vista organizzativo che così è la situazione si riprende rapidamente o almeno torna al precedente livello senza grossi peggioramenti. Ecco, lei prima ha detto c'è una sua proposta che lei ha fatto anche durante l'audizione nelle commissioni congiunte, c'è un'idea anche che ancora di ricorrere eventualmente a messa al recovery fund, ma c'è un'altra spada di Damocle che nessuno ha il coraggio di dire, ma si evoca nei sottotitoli dei giornali, nelle, nelle trasmissioni dei talk show, entra sempre dalla finestra quando qualcuno non ha chiuso la porta, ed è l'incubo della patrimoniale. Anzi, qualcuno del PD ha provato anche a metterlo nero su bianco, non sul patrimonio ma sui guadagni, in quel caso un contributo di solidarietà. Per ricordare, un po', fare un po' di storia, io ricordo a me stesso più che a lei, che lei fece parte di un governo che arrivò subito dopo quello che durante la notte aveva messo le mani nei conti correnti degli italiani. Ecco, da questo punto di vista nessuno, tutti dicono che non è vero, che, non, che il governo non lo farà, ma comunque il timore resta sempre lì. Cosa succederebbe dal punto di vista tecnico se questo accadesse? Oltre al fatto che riusciamo ad avere un po' di soldi, ma lo shock negativo potrebbe portare poi a un risultato forse anche peggiore. Sono d'accordo, porterebbe un risultato peggiore, ma la mia proposta del debito irredimibile è sostitutiva. Certo. È sostitutiva e c'è implicito un minimo di cioè ti blocca il tuo patrimonio per 35 anni che va a liquidarsi in 35 anni al 2%. Se poi lo metti al 3, che è una cifra che sarebbe anche sopportabile, eh, si 70, al 3, eh, Questo è il punto fondamentale. Quindi è alternativa, cioè parlare di aumento di tassi in questa circostanza, per fortuna nonostante diciamo, le idiozie che la mia categoria ogni tanto avanza, non c'è economista che l'abbia in questo momento proposta. Per cui lasciamo perdere i demagogismi. Mi riallaccio a quello che abbiamo detto prima, il dibattito, le competizioni elettorali. Quella è una realtà che cammina. Che è la realtà dei conflitti politici, ciascuno che cerca di avvantaggiarsi rispetto alla. Questa è una realtà. Fuori di questa realtà c'è tutto un mondo operativo di gente che chiede di ritornare a produrre, di ritornare a lavorare, cioè troviamo gli elementi per farlo. Quindi quasi ci dovrebbero essere nella politica quelli dedicati al conflitto e quelli dedicati alla ricostruzione. Vabbè, ah ma queste sono utopie che possiamo sognare, ma la realtà è questa. Quindi la mia proposta è totalmente sostitutiva di ogni aumento di tassazione. Anzi, ho detto, probabilmente le imprese chiederanno una detassazione, gliela si può dare nel breve periodo, non per sempre, da questo punto di vista, purché dimostrino che ritornino ai livelli produttivi precedenti e soprattutto tuteli dell'occupazione. L'occupazione è fondamentale. Non esiste un pranzo gratis, io non darei assistenza, non darei assistenza, darei... infatti la differenza fra gli Stati Uniti che hanno già creato 22 milioni di posti di lavoro, probabilmente nel giro di un paio di mesi lo recupereranno i problemi e non devi offrire assistenza, devi offrire opportunità, io l'ho messo in questi termini anche in Sardegna. Se tu sei in grado di offrire le opportunità, hai minor bisogno, non è che non hai bisogno, perché c'è gente che non ce la fa, non ce la fa oggettivamente, quindi io non sono contro eh, direi, gli interventi umanistici e solidaristici. Ce ne abbiamo abbastanza, facciamoli funzionare meglio. Insomma. Il discorso in questo momento è la ripresa della produzione che significa tutela dell'occupazione. Va bene professore, allora eh, l'ultima cosa, lei avrebbe l'età per fare il pensionato anche senza quota 100 no Avrebbe. però mi hanno detto che dal 5 marzo dal 6 marzo da quando c'è stato il lockdown non ha saltato un giorno di lavoro in sede è comunque lì fiducioso appunto nel futuro nel fare le sue cose però prima o poi il periodo delle ferie arriverà anche per lei e il periodo nel quale vorrà anche lei magari tornare in sardegna per farsi qualche giorno di vacanza il problema adesso lo diceva lei prima è riapertura o non riapertura lei crede davvero che il futuro della Sardegna passi anche da questo e se fossimo costretti per, solo per la stagione 2020 a fare una stagione solo tra sardi e sardi di rientro sarebbe un grosso problema nel caso ci preparassimo però in maniera seria a dire che siamo davvero Covid-free per la parte finale del 2020 e il 2021. Allora, io non vedo l'ora di tornare in Sardegna senza avere il rischio di essere bloccato da un qualcosa. E questi sono i motivi per cui mi tiene qui e l'ho esplicitato durante l'incontro molto piacevole e molto produttivo, secondo me, avuto col presidente, presidente Solinas. Quindi il problema è che deve ritornare il turismo che spende, non i soldi che girano all'interno della Sardegna, ma nuove emissioni di potere d'acquisto che vengono dall'esterno. Io l'ho sempre, direi, spiegato in questo senso, la essenzialità del turismo esterno, del cosiddetto con, turismo consumato in casa. Da questo punto di vista, per quello che insisto, che il discorso è dal primo, che, che deve essere, perché prima che la gente organizzi di, di, di venire in Sardegna, deve anche iniziare a ragionare. Oggi è spaventato, e continuano a dire che non riapriranno le spiagge. Non si potranno, le linee aeree o le linee di navigazione non riprendono. Se tu mandi questo messaggio, invece devi dire il primo di giugno: si riprendono le linee aeree, si riprendono le linee di navigazione, si riaprono le spiagge. Chi ha una seconda casa può andare. Ancora meglio se dice: Trovatemi le imprese che mi fanno la manutenzione della seconda casa e che mi mettano nel frigo, cioè riaprano il frigo e mi mettono una bottiglia di vino sardo. Un pecorino sardo e qualcosa di più dei prodotti della Sardegna, a questo tipo hai già mandato quel messaggio che automaticamente ti fa prendere. Questo e quindi è un passaggio essenziale. Io lo trovo un passaggio essenziale. Naturalmente bisogna continuare a proteggere, direi la salute sia dei cittadini sardi che. provvedendo qualcosa, si è parlato durante questo convegno. Di fare il tampone a tutti quanto costa io ho chiesto quanto costa eh, ci sono forme leggere si è parlato di un tampone che costa 40 euro di un tampone che costa 9 euro eh, allora vediamo di affrontare questi problemi certo il turista che arriva in sardegna eh, deve essere un turista che eh, si sottopone a un minimo di cieco in grado di manifestare di, di presentare lui un documento che si è sottoposto io Diciamo che, che lo faccio regolarmente, eh, quindi se dovessi venire in Sardegna mi, mi recherei con direi, le analisi che io faccio proprio per poter continuare a stare in libera circolazione. Per quanto riguarda la mia persona, mia figlia dice che sono work alcoholic, cioè eh, non un alcolizzato di whisky o di vino, ma alcolizzato di lavoro. Beh, è vero, è proprio vero. Ma se c'è una cosa che mantiene in vita è, sono le preoccupazioni. Quindi, se ne abbiamo tante, gioite, non rattristate. Queste. Grazie, professore. È stato veramente gentile a trovare queste tre quarti d'ora da dedicare a questa chiacchierata e da farci sentire il suo pensiero. Anche perché interviste sue non ne ho viste tantissime e non credo che ne stia concedendo tantissime in questo periodo. Dunque, la ringrazio ancora di più e eh, doppiamente. Naturalmente, sperando che qualcuno eh, tra quelli che devono decidere prendano in considerazione e utilizzino i suoi consigli per insomma, risolvere alcuni dei problemi di primissimo eh, piano che abbiamo in questo momento in Italia e anche verso gli investitori internazionali. Grazie Muroni, grazie a tutti grazie per la pazienza ancora. che mi avete seguito. Arrivederci. <ride> Buona giornata. Eh, grazie davvero al professor Savona, avete visto sempre puntuale, preciso, didascalico e anche, oltre ad essere profondo, eh, una capacità di comunicazione, di farsi capire e eh, che è eccezionale. Naturalmente, essendo un ex professore universitario, su questo non avevamo dubbi. Io grazie, devo dire grazie a tutti voi, siete tantissimi: centinaia di persone ci hanno seguito in diretta. Centinaia di commenti, non abbiamo fatto in tempo uh, a leggerli tutti. E io vi rimando stasera ancora sull'economia alle 19 in collegamento da Londra con un collega giornalista finanziario sardo, Maurizio Carta. Parleremo uh, di quanto accaduto oggi all'Eurogruppo. Buona mattinata a tutti.